inizio di anno scolastico, amici di Gilda TV. Oggi, per molte regioni, è stato il primo giorno di scuola. Molti gli auguri scambiati sui media da parte di docenti e genitori, e c'è chi ha iniziato la scuola con assemblee sindacali. Abbiamo letto anche di errori nell'algoritmo del Ministero nell'assegnazione delle cattedre. E gli insegnanti come hanno vissuto questo primo giorno di scuola? Iniziamo con due brevi lettere di due insegnanti. Tra poco rivedrò i vostri capelli scarmigliati, i vostri grembiuli puliti e le vostre scarpe slacciate. Sentirò le vostre urla e mi preoccuperò dei vostri silenzi. Passeremo ancora tanto di quel tempo insieme da non poterne più, sperando che questo tempo non finisca mai. Mi arrabbierò e vi arrabbierete, ma spero ancora di riuscire a insegnarvi quanto c'è di meraviglioso intorno a noi. Come sempre e da sempre sono emozionata. Lo ero da studente e lo sono da insegnante. I miei piccoli alunni e tutti gli alunni che domani andranno a scuola avranno preparato i loro zaini. Anche il mio è pronto. Ci ho messo penne e colori di ogni tipo. Ho anche preparato un astuccio speciale e grande quanto serve. Lì ci metterò l'entusiasmo, ma anche la fatica, mia e dei miei piccoli alunni. Sarà l'astuccio di tutta la vita che scorrerà nella mia aula. Buon anno scolastico a tutti! Istituto Superiore Grimaldi Pacioli, primo giorno di scuola 14 settembre, siamo a Catanzaro dove appunto il primo giorno di scuola è stata organizzata un'assemblea provinciale di tutti e cinque i sindacati rappresentativi. Di fronte a una legge così devastante abbiamo ritenuto che fosse importante questo atto di show, di protesta, perché questa per noi, questa assemblea ha il valore di una protesta e far arrivare alle famiglie il disagio che gli insegnanti stanno provando. Sembra che ci sia una falla nell'algoritmo del MIUR. Un errore originario in istanza online ha determinato la nomina di una docente su sostegno, priva del titolo di specializzazione. È docenti che vanno a firmare il contratto in un liceo di Napoli e scoprono che in quella scuola tutte le cattedre sono occupate. Ma per molti docenti l'anno scolastico inizia come sempre. Io posso semplicemente affermare che per il nuovo anno scolastico, con la nuova riforma della nuova scuola, possiamo dire che per me non è cambiato nulla, è uguale a tutti gli altri anni. Sono una ex precaria del mondo della scuola, appunto perché fra l'1 e il 2 settembre sono stata inserita in ruolo nella fase B. Volevo solo sottolineare che la riforma, pur presentando tanti lati positivi, presenta anche dei lati oscuri che i mass media spesso tendono a non mettere in evidenza. Primo fra tutti i maxi poteri dei presidi e secondariamente questa che è stata definita, perché lo è, una vera e propria deportazione di massa. Ancora è prematuro parlare di buona scuola, la riforma deve essere attuata e aspettiamo questa fase C, siamo tutti ansiosi di ricevere questi docenti che dovrebbero aiutarci in questo percorso di questo nuovo anno. Sono contenta insomma che ritorniamo in classe, perché noi ci spendiamo con gli alunni e siamo gli amici degli alunni. Per quanto riguarda la nuova riforma scolastica, devo dire che ha i suoi punti di forza, che i suoi punti di criticità.